Andrea Agapito, il tema della localizzazione dell'approccio, quindi della mancata visione complessiva a scala di bacino, come ha richiamato anche De Paoli, è particolarmente evidente, se vogliamo, sugli aspetti ecologici. Gabriele Ascano prima ci ha rammentato che gli obiettivi di qualità ecologica sono ben lungi dall'essere raggiunti. E in generale, diciamo, lo stato di conservazione, di tutela degli aspetti biologici dei nostri fiumi non ci lasciano tranquilli. Questo è un momento particolare in cui, come tu sai meglio di me, è in atto una ridiscussione anche più o meno velata delle direttive Habitat e Uccelli. Anche qui c'è un pilot su come è stata fatta la valutazione di incidenza in Italia, che dimostra, insomma, che forse tanta attenzione alla conservazione e alla tutela di questi beni non l'abbiamo avuta. Vuoi sapere cosa ne pensi tu? Intanto voglio ringraziare anch'io del CIF per questo momento di incontro, di confronto, che insomma, è molto importante proprio per la diversità anche di soggetti che sono sul tavolo, sono convenuti qui oggi. Riguardo il ragionamento più ampio sulla biodiversità, su quelle che sono anche le direttive legate alla tutela della natura, quindi habitat, uccelli, collegate anche a tutta una politica, diciamo, sulle aree protette o sulla natura in Italia, sicuramente la gestione localizzata, molto spesso emergenziale, che si basa ancora su un approccio diciamo ingegneristico, ma diciamo riduttivo, neanche dove si interviene, laddove viene giù l'argine, la difesa sfondata, eccetera, è disastrosa per questo, per tutto ciò che ha a che fare con la biodiversità e gli ambiti. Oltretutto si è parlato oggi di conoscenze, di approfondimento delle conoscenze, forse l'integrazione principale che noi dovremmo fare tra le diverse direttive e normative che hanno a che fare con l'ambiente sono le conoscenze. Per esempio, noi abbiamo una direttiva habitat che si occupa di specie e di habitat, individuando gli habitat fino a livello quasi tutto sociologico, quindi va a identificare bene. E poi, per esempio, la legge, il progetto di legge che stanno portando avanti in Abruzzo, che credo sia, diciamo, anche figlia di questa cultura che poi si è trovata negli anni africani a combattere direttamente sul territorio, considera la vegetazione forse con uno sporco verde che sta intorno ai fiumi. Quindi c'è una differenza, un'incapacità di lettura a scala, diciamo, del fluviale, che poi porta a intervenire, che ne so, su un habitat di interesse prioritario come se niente fosse, o piuttosto intervieni su un salice o su una robina come se fosse la stessa cosa, o piuttosto, per esempio, ci sono anche delle concrete, oggi abbiamo parlato molto di vegetazione, e anche di quanto, per esempio, mi pare un percorso virtuoso come sta facendo la regione Emilia Romagna, però per esempio non dimentichiamo che la direttiva si occupa di specie, per esempio di pesci. Noi abbiamo leggi regionali, io vengo da Lombardia, in Lombardia, dove è possibile introdurre tranquillamente specie aliene quando la direttiva lo vieta, e quando, diciamo, queste hanno un impatto molto forte sulle poche rimaste autoctone del nostro territorio. Quindi chiaramente ci vuole un'integrazione di conoscenze prima, perché è forse il punto principale. Qui, anche quando si parlava di riso, sono lombardo, per cui anche la provincia di Pavia per me è stato un po' un punto anche di riferimento dal punto di vista di conoscenza dell'ambiente, perché la concentrazione forse più grossa di garzaglie, quindi di colonie di aironi, sta proprio in provincia di Pavia, e si è sostenuta per respirare, rimasta grazie anche a un sistema di risaie che ha subito la mancanza di zone umide che sono state ovviamente nei secoli. Quindi la conoscenza e quindi una gestione pianificata e integrata potrebbe appunto portare a mantenere magari risaie di un certo tipo, tra l'altro non magari quelle proprio fatte con l'ASE dove non c'è più niente, perché, però insomma in qualche modo che ti consentono anche di tutelare dei valori di biodiversità estremamente importanti. Anche qui il Ticino è un esempio, secondo me, perché noi quando parliamo dei danni sui fiumi eccetera non parliamo dei fiumi che non ti danno danni, perché il Ticino è uno di quei fiumi che è depurato, porta l'acqua pulita al bordo, dopo pochi chilometri arriva il danno, quindi abbiamo mandato a quel paese. Però anche è un fiume che trattiene le piene,
per quanto va via zona sotto il ponte, ci sono problemi, ma perché ci sono dei quartieri molto più bassi, però diciamo è un fiume che ha con tutti i suoi servizi ecosistemi risposto molto bene a quelle che sono le richieste, le esigenze che attualmente stiamo riportando fuori. Quindi sicuramente un'integrazione e una lettura dei casi positivi può essere fondamentale per cercare di dare incremento a questa necessaria integrazione poi di politica, perché prima la politica di integrazione di conoscenze, poi io ribadisco e richiamo, perché poi è bene anche in questi consessi recuperare o valorizzare quelli che secondo me sono degli aspetti positivi, il percorso della regione Emilia Romagna, appunto che Emilia Romagna che va molto bene, ci mancherebbe, diciamo, situazioni di fiumi, baganza, montagne, che arrivano le foto del nostro web locale che ci mandano, però un percorso virtuoso che ha incominciato a vedere delle linee guida, dei corsi, della formazione per chi sta sul posto, perché poi dopo qui non si riesce a capire come ad esempio in Abruzzo, Marche o in altri posti d'Italia la normativa di riferimento sui fiumi è il Regio Decreto 1904, che va bene, ha fatto un pochino la sua storia, sono passati 110 anni, l'Italia è molto diversa, però è proprio, diciamo, da un punto di vista culturale un pilastro che, diciamo, facciamo fatica a, non dico a sfaldare, però diciamo a integrare con quelle che sono delle politiche di relativa acque, alluvioni, habitat, via, tutto quello che insomma oggi abbiamo già discusso ampiamente. Quindi sicuramente andare a cercare di intervenire a quegli anelli deboli, cioè poi perché il genocidio dell'Abruzzo fa quel diavolo di proposte e continua a fare la foto che ha fatto vedere Milano del sangue diviso in due, è una foto di una pubblicazione che avevamo messo come WWF nel 1984, credo, proprio per evidenziare quel tipo di gestione infausta e infelice, che poi dopo si è rivelata doppiamente infelice, perché insomma manco servita a tenerlo fermo il fiume. Il fiume ha rifatto esattamente quello che doveva fare. Quindi diciamo sicuramente questa necessaria integrazione di conoscenze e di cose, e portare avanti questo percorso, che potrebbe essere un percorso da replicare in più regioni, perché appunto la regione e poi gli stessi comuni che molto spesso sono lasciati un pochino a che fare, portarlo avanti in modo appunto diversificato, quindi formazione, quindi disciplinare di manutenzione, piani specifici. Quando si parla di piano della vegetazione pluviale è fondamentale, perché bisogna prima conoscere e poi intervenire direttamente, come noi anni fa abbiamo fatto una proposta di piani per la riqualificazione pluviale, cioè andiamo a vedere dove è necessario o si può intervenire per recuperare le aree di esondazione. Il problema è che, come si è detto anche prima, non solo elettoralmente funziona molto bene, funziona molto meglio intervenire laddove venendo giù l'argine, fa vedere che intervieni, poi serve poco, comunque è molto meno efficace che intervenire in una colonna dove recuperi magari milioni di metri cubi d'acqua di possibile espansione che in altre cose. Quindi sicuramente questo mi sembra un buon esempio da replicare, da proporre, e speriamo che poi appunto la regione Emilia Romagna vada. L'ultima cosa che voglio dire, anche quest'anno abbiamo un'opportunità di integrazione delle politiche, o almeno una chiave di lettura che ci porta, perché noi siamo molto bravi a parlare di integrazione, di mettere a sistema, bla bla bla, poi non siamo assolutamente capaci di farlo. Anche l'unità di missione che ha dei lati positivi sicuramente, perché mette, rimuove un pochino, riscuote i finanziamenti fermi eccetera, però non ho ancora capito come si integra con quelle che sono le politiche di direttiva Paolo Acque, direttiva Alluvioni, che quest'anno hanno degli obiettivi fondamentali. Il 2015 è arrivato, sono 20 anni, diciamo, il 2015 è arrivato, il 2015 la situazione non è ancora cambiata fortemente, quindi dobbiamo sicuramente mettere a sistema queste cose. La conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici è un punto importante di ridiscussione di quelle che sono le politiche sul territorio, perché tutta la questione del ciclo delle acque, del dissesto idrogeologico eccetera è fortemente legata agli adattamenti, ai cambiamenti climatici, agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico eccetera eccetera, e quindi la strategia dei cambiamenti climatici speriamo diventi, insomma, venga consolidata, ma poi si faccia immediatamente un piano d'azione per gli adattamenti climatici, utilizzando quello che già esiste, tutto ciò che noi stiamo pensando per la difesa del suolo, per la naturalizzazione, la riqualificazione climatica, sono già interventi di adattamento ai cambiamenti climatici. Quindi questa è un'occasione che speriamo non venga bruciata con qualche convegno o qualche grossa parola, che tra l'altro è ancora in capo all'unità di missione di D'Angelis, e quindi ci auguriamo che venga sfruttato questo momento, poi per arrivare a
Parigi con una proposta, ma anche una proposta operativa di cosa già noi possiamo fare. Grazie Andrea. Gabito ha usato alcuni termini, per cui appunto formazione e usato anche il termine messa a sistema. Allora, vorrei, come detto, io non sono quasi mai occupato di risorse idriche all'inizio dell'ambiente, però mi occupo, sono occupato di fondi strutturali e assistenza tecnica. Mi viene da dire questo. Intanto voi vedete nella cartellina che CIF sta organizzerà a ottobre, 27-30 ottobre prossimo a Reggio Calabria, il convegno nazionale, il loro terzo convegno nazionale sulla riqualificazione fluviale. Il Ministero dell'Ambiente vuole dare il suo contributo finanziando alcune sessioni di questo convegno, e da qui a ottobre, pochi mesi, non pretendo che si vadano a consolidare gli strumenti di pianificazione di cui parlavo precedentemente, però mi auguro che una messa a sistema, appunto, il progetto che invece finanzia questo invece si chiama governance e azioni di sistema, cioè cerca di fare sistema tra vari strumenti per poter dare indicazioni ai funzionari pubblici di regioni. Quindi la formazione a cui accennava Agapito, con questo programma il Ministero la intende essenzialmente come formazione a funzionari regionali o di enti locali, a livello comunale, o anche, diciamo, associazioni professionali che lavorano spesso soprattutto a livello dei comuni. Cosa vuol dire formazione? Io ho, come dicevo prima, grosse difficoltà a parlare in termini generali di sviluppo sostenibile, di cambiamenti climatici, perché ovviamente i miei interlocutori, che sono funzionari regionali o dei comuni, mi dicono che obblighi ho io, se non obblighi culturali, addirittura etici, che obblighi ho a attuare quanto mi spiega l'esperto di sviluppo sostenibile piuttosto che l'esperto di cambiamenti climatici. Io non sono in grado di chiamare riferimenti normativi o strategici che siano del livello adeguato per una regione o per un comune. Non posso sullo sviluppo sostenibile invocare il livello Nazioni Unite, non posso semplicemente per le azioni di adattamento e cambiamento climatici che ste citati, citare un qualcosa che è fuori di venire. Ecco, la richiesta a livelli politici, ma ovviamente perché si capace in qualche maniera lo stesso come dirigente del Ministero dell'Ambiente, è la grande urgenza di mettere a punto questi strumenti di pianificazione di livello adeguato, al massimo di livello nazionale, perché, ripeto, un funzionario regionale ha difficoltà ad applicare i livelli UNEP, ONU, OCSE, eccetera. Quindi l'invito appunto è quello dell'organizzazione per quanto riguarda di questo evento del ottobre 2015 per CIF, l'organizzazione che dà il Ministero è principalmente finalizzata a funzionari delle regioni, delle quattro regioni meridionali, però ovviamente CIF, non tocca a me dirlo, invitativo, e sarà un po' un cedere il passo alla prossima programmazione che prevede anche questa 14-20 azioni di sistema e azioni di assistenza tecnica. Grazie Giovanni.